Quali sono le manovre che il governo intende adottare per questo aeroporto, visto la difficile situazione del territorio reggino? Ma guarda, innanzitutto le manovre riguardano tutta la Calabria, che penso sia una delle regioni più importanti e depauperate, isolate d'Italia. Questo non va bene. Dobbiamo immaginare un'Italia che va alla stessa velocità. Oggi purtroppo la Calabria non va in questa maniera. Come sapete, da questo aeroporto partiranno più voli, all'Italia ha preso un maggior numero di impegni, potrebbe non bastare sicuramente l'impegno massimo. Questo deve diventare uno degli aeroporti più importanti del sud, stiamo lavorando in questo senso, come stiamo lavorando anche per tutti i vari porti della Calabria. Ci sono dei limiti infrastrutturali in questo aeroporto, il governo ha già un programma per migliorare quella che è l'infrastruttura dell'aeroporto? Allora, questo aeroporto ha un passato purtroppo devastante, sono stati fatti enormi errori, si sta recuperando da questi errori, c'è un commissario straordinario, interverrà il governo, certamente non si potrà fare male come si è fatto nel passato, perché i cittadini calabresi e Reggio Calabria in particolare meritano un aeroporto serio. Grazie.